Buonasera amici e amiche di LACI TV, oggi parliamo del tumore prostatico, che è il primo tumore urologico in Calabria che colpisce gli uomini dai 45 anni in su e su scala mondiale è secondo al tumore ai polmoni. E abbiamo con noi Francesco Greco che ci è venuto nuovamente a trovare, urologo e professore di chirurgia laparoscopica presso la scuola di specializzazione Federico II di Napoli, quindi da Napoli, oggi ce l'abbiamo qui nei nostri studi perché lo diciamo, il professore Greco collabora con gli ospedali riuniti, i Greco di Cosenza. Buonasera a lei. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere venuto nuovamente a trovarci nella nostra sede di Vibo Valentia. Allora, partiamo dal tumore prostatico, lo dicevo in apertura di puntata. Quali sono i fattori di rischio? Sì, come diceva all'inizio, è un tumore altamente diffuso tra l'uomo, soprattutto dopo i 45 anni, ed uno dei principali fattori di rischio è la familiarità. Uomini che hanno avuto in famiglia un caso, diciamo, di carcinoma prostatico, padre, zio o fratello, hanno un rischio più elevato di svilupparlo del 35% circa. Quando dovrebbero iniziare a fare i 40 anni. controlli? Quindi in questi casi i controlli iniziano già dai 40 anni, non più dai 45, sempre tramite il controllo del PSA, del marcatore prostatico specifico, ed tramite anche dei controlli urologici annuali. Altri fattori di rischio, ovviamente, e questo spiega anche l'alta incidenza in Calabria, sono fattori dietetici alimentari. Una dieta ricca di Noi che grassi, siamo promotori della dieta mediterranea, però c'è un consumo elevato di grassi animali, insaccati in particolare, quindi peperoncino può irritare la prostata, ma non determina il tumore, mentre gli insaccati, quindi una dieta ricca di grassi animali, è uno dei fattori principali coinvolti nella genesi del tumore prostatico. Quindi per l'alimentazione calabresi siamo Ad diciamo alto boccia. rischio, sì, ad alto rischio. Infatti è il primo tumore urologico qui in Calabria. Quindi alimentazione, familiarità, altri fattori. L'etnia, diciamo, il popolo di colore, quindi i neri, hanno un rischio maggiore rispetto ai bianchi occidentali di sviluppare un tumore prostatico, mentre gli asiatici che fanno consumo di soia, per esempio, hanno un rischio ridotto quasi allo E zero. perché gli uomini di colore, gli Componente uomini. genetica, sì, l'etnia che ha un ruolo importante nella genesi di questo tumore, soprattutto i neri americani piuttosto che quelli africani. Novità nella diagnosi, sappiamo che è un male asintomatico. Sì, fino a qualche anno fa noi urologi abbiamo avuto come armi a disposizione nella diagnosi precoce di questo tumore il PSA appunto e l'ecografia transrettale, oltre che la visita urologica, quindi digitoguidata. Ora purtroppo, come sappiamo, il PSA è un marcatore non specifico di malattia ma solo di organo, ci dice solo che c'è un qualcosa all'interno della prostata che non va, ma non ci dice appunto cosa. E quindi siamo stati sempre costretti, da sempre, ad utilizzare come metodo di diagnosi la biopsia prostatica, quindi andare direttamente a prelevare dei campioncini, dei frustoli prostatici di qualche millimetro tramite un esame ambulatoriale e poi il patologo appunto definire il motivo di un rialzo del PSA. Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede la risonanza magnetica multiparametrica, quindi una diagnostica radiologica, non solo più istologica, che permette di evidenziare i noduli all'interno della prostata, definirli in base a un sistema di classificazione detto PIRATS. E c'è oggigiorno un consensus che PIRATS, quindi lesioni PIRATS 1 e 2, sono noduli chiaramente benigni, laddove appunto un PIRATS 4 e 5 rappresenta invece una patologia ad alto sospetto di Perché i malignità. controlli devono essere fatti dopo i 45 anni di età? 40 Perché si è per coloro visto. invece che hanno un caso in famiglia. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un'insorgenza di carcinoma prostatico anche in pazienti abbastanza giovani, diciamo, non solo in Italia ma questo a livello mondiale, mentre l'incidenza prima era dopo i 60 anni, ora la media si sta abbassando sui 55 anni, quindi si va ad avere patologie tumorali della prostata in giovane età perché? Perché c'è una diagnosi precoce che prima mancava e perché abbiamo appunto queste metodiche oggigiorno a disposizione che ci aiutano nella diagnosi, fermo restando che comunque la diagnosi precoce
l'unica tecnica diagnostica oggigiorno riconosciuta come valida a livello mondiale nella letteratura resta la biopsia. Quindi la risonanza multiparametrica ci può guidare, ci può dire evitiamo una biopsia magari in presenza di un PSA elevato quando c'è un nodulo PIRATS2 per esempio, sì, quindi un nodulo benigno, e quindi fare, diciamo, evitare di fare quelle biopsie inutili. Mentre è chiaro, in presenza di un PIRATS 4 e 5 deve essere fatta sempre la biopsia. Poi c'è la situazione borderline, il PIRATS 3. Non si sa, appunto, oggigiorno si discute anche in letteratura cosa facciamo quando una risonanza multiparametrica ci indica un nodulo classificato come valore di 3. Anche in questo caso si tende a fare la biopsia, proprio perché sappiamo che il tumore prostatico è un tumore asintomatico. Abbiamo una chiamata. Pronto, buonasera, con chi parlo? Da dove chiama? Buonasera, sono Donatella, telefono dalla Lamezia Terme. Volevo sottoporre una domanda al dottore. Prego. Mio marito è stato operato 3 anni fa di tumore alla prostata e successivamente facciamo dei controlli tramite il PSA. I primi 2 anni, 3 anni hanno fatto anche l'ecografia, adesso non fanno più l'ecografia perché dice che non è necessario. Sento parlare addirittura adesso di studio di un altro tipo di analisi, questa risonanza, è necessaria dopo l'intervento, dopo un po' di anni farla? Allora, dipende innanzitutto dal PSA. Come il PSA attuale? Il PSA è sempre normale, insomma normalissimo. Inferiore a 0,2? Sì, 0,2, 0,1 addirittura. Lui ha avuto un'asportazione completa della prostata? Completa, sì, esatto. Sì, sì, sì. Ma su un PSA, bisogna innanzitutto valutare il PSA. Com'era lo stadio? C'ha l'esame istologico a portata di mano? No, non ce l'ho a okay. portata di mano. Era un tumore? Era un tumore con tanti prelievi che avevano fatto, c'era solo un punto positivo. Ok, allora la risonanza multiparametrica dopo un intervento di prostatectomia, quindi di asportazione completa della prostata, ha senso solo nel caso in cui si dovesse verificare un aumento progressivo del PSA anche al di sotto dei valori di riferimento. Quindi se io ho un PSA, noi sappiamo che il valore di riferimento dopo l'asportazione completa è 0,2. Se io ho un PSA che è 0,08, quindi nella norma, e poi col passare del tempo aumenta, pur restando sotto 0,2, in quel caso sarebbe opportuno fare una risonanza multiparametrica per vedere se c'è tessuto residuo all'interno della loggia prostatica, oltre che anche uno studio dei linfonodi tramite PET per escludere delle micrometastasi linfonodali. Qualora il PSA però superi... Ci sono queste attrezzature per fare queste... Ma sì, la risonanza multiparametrica viene fatta... Lei di Lamezia, la signora diceva. Ma io so che, non conosco benissimo ora la realtà calabrese, so che però a Catanzaro fanno la risonanza multiparametrica al Pugliese Ciaccio e la PET viene fatta anche al Germaneto, quindi comunque ci sono le metodiche diagnostiche per fare diagnosi di un PSA in aumento. Ok, la ringrazio. Quindi su Catanzaro sicuramente troverà qualcosa. Grazie a lei, Donatella, grazie. Lei chiede un tumore curabile oggigiorno? Stiamo parlando del tumore prostatico. Sì, parliamo appunto del fondamentale, la diagnosi. Come dicevo prima, è uno dei tumori più difficili da diagnosticare perché è un tumore asintomatico, ovvero un tumore che nella fase iniziale non dà sintomi, compaiono solo nel momento in cui il tumore fuoriesce dalla prostata, quindi dà metastasi. E che sintomi dà? Ma ecco, classico dolore delle ossa, presenza di metastasi ossee, che sono la prima sede di ripetizioni da carcinoma prostatico. In caso di infiltrazione vescicale può esserci una macroematuria, quindi sanguinamento nell'urina. Ci possono essere metastasi a livello polmonare, quindi una sintomatologia anche respiratoria. Però qua siamo in stadio avanzato. Oggigiorno la diagnosi precoce, si insiste sulla diagnosi precoce perché permette appunto di poi programmare, insomma, di prevenire, di poter una intervenire terapia e di poter che possa guarire. Sì. Che possa guarire. Abbiamo una chiamata, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Paola, volevo fare una domanda al professore. Sì, prego. Allora, volevo chiedere al professore, siccome io ho un PSA che era salito fino a 50, poi è sceso 4, quanti infiammatori? 4, 5.
La prostata è leggermente più grossa, è assodato, ho fatto l'ecografia, ho fatto la transrettale, non ci sono lesioni, però il PSA non si abbassa più di tanto, ma può essere che la prostata, l'ipertrofia porta questi valori perenni di PSA e non mi devo preoccupare, oppure è consigliabile fare la biopsia, insomma. Allora, un PSA di 4, un PSA anche questo. Grazie. Borderline, quindi proprio al confine. Molto importante sarebbe sapere le dimensioni della prostata. Quanto è grossa? Su per giù? Abbiamo chiuso il collegamento. Ah, ok. Comunque, diciamo, in presenza di un PSA 4, ovviamente il PSA non è specifico per un tumore e neanche un marcatore, come dicevo prima, generale, generico della ghiandola prostatica. Io in questi casi andrei a osservare l'evoluzione del PSA, cioè fare dei controlli periodici, anche periodici semestrali, semestrali. Se c'è una tendenza del PSA ad aumentare bisogna ovviamente fare la biopsia. Viceversa, se io ho un PSA di 4 su una prostata piccola, circa comunque inferiore ai 40 grammi, anche in quel caso farei una biopsia perché bisogna rapportare poi il PSA al volume prostatico, il cosiddetto quello che gli inglesi definiscono PSA density, quindi è chiaro che più è piccola una prostata, più deve essere basso il PSA. Molto importante anche l'età, c'è un cutoff in letteratura del PSA che è 2,6 sotto i 60 anni, quindi se lei ha meno di 60 anni, una prostata media sui 50 grammi e un PSA di 4, io farei la biopsia. Chiaro, e dicevamo stavamo parlando del tumore, se è curabile ogni giorno, oggi. Sì, dicevo appunto, grazie a queste tecniche diagnostiche, alla diagnosi precoce del tumore prostatico, oggigiorno è una patologia che può essere curata, può essere sconfitta, può essere appunto risolta. Ovviamente varie forme terapeutiche, una chiamata Cui parleremo più avanti. Abbiamo una chiamata, pronto? Buonasera, con chi parlo? Da dove chiamo? Buonasera, io sono la signora Del Castro da Cosenza, volevo fare una domanda al professore Greco, se possibile. Certamente, prego. Allora, volevo avere il suo parere riguardo la sensibilità della risonanza magnetica multiparametrica nella diagnosi del carcinoma prostatico, grazie. Grazie a lei. Sì, grazie per questa domanda perché è veramente attuale. Come dicevo prima, la risonanza multiparametrica si è sviluppata negli ultimi anni e viene utilizzata per inquadrare meglio il problema, ma non sostituisce la biopsia. Diverso è il discorso quando io ho una biopsia negativa, quindi che non dimostra la presenza di un carcinoma prostatico, e ho un PSA che aumenta nel tempo, nel giro di poco tempo. Lì ovviamente la risonanza ci dà una grande mano, una grossa mano, perché ci permette non solo di identificare dei noduli, come dicevo prima, e di classificarli in base a questo punteggio che è radiologico, da 1 a 5, ma ci permette anche di fare una biopsia guidata, quindi una fusion biopsy, cosiddette, dicono gli inglesi, che vada a fare una biopsia direttamente sulle lesioni identificate dalla risonanza e quindi evitare quei numerosi prelievi randomizzati fatti così alla cieca. Quindi la risonanza multiparametrica ha un ruolo fondamentale quando c'è una biopsia negativa, quindi per fare il follow up del paziente. Oggi si parla tanto di chirurgia meno invasiva, la situazione attuale. Sì, negli ultimi, diciamo, un discorso che si è aperto dagli anni 90 in poi, fino al 95-96, e la chirurgia meno invasiva veniva vista come qualcosa di una stregoneria. Il mio professore, il mio maestro mi diceva che appunto quando sono partiti loro, la prima generazione con la chirurgia meno invasiva, i congressi venivano attaccati come stregoni perché non era concepibile operare tramite piccoli fori senza taglio, no? C'era il vecchio detto grande taglio, grande chirurgo. Oggigiorno questo detto non vale più. Cioè la chirurgia mini-invasiva oggi è una realtà, è una routine, deve essere una routine, soprattutto sul carcinoma prostatico, perché permette non solo di ridurre il trauma chirurgico nel paziente, questo è assodato, ma soprattutto ha un ruolo fondamentale nel recupero della funzionalità, quindi permettere il recupero della continenza urinaria, perché si va a preparare l'uretra
quindi il muscolo sfintere, che è il muscolo che controlla la continenza urinaria al millimetro, in un campo esangue, quindi diciamo un campo in cui la visibilità è ottimale, tramite un sistema di telecamere che permette di vedere strutture anatomiche fino a 8 volte più grandi rispetto all'occhio umano, ed quindi permette una conservazione della continenza urinaria, che era diciamo, uno dei vecchi problemi della chirurgia tradizionale, dove fino al 2000-2005 l'obiettivo era oncologico, andare a togliere, a risolvere il problema, e poi quello che accadeva, accadeva. Oggigiorno questo tipo di discorso non è più valido, non si può proporre al paziente, soprattutto considerando che sono pazienti sempre più giovani, una chirurgia completamente demolitiva a 360 gradi, ma bisogna andare a offrire il miglior compromesso tra la cura, la radicalità oncologica, con il mantenimento delle funzioni, diciamo, non dico vitali, comunque funzioni quali appunto la continenza urinaria e la potenza sessuale. Questo, diciamo, in chirurgia mini-invasiva è fattibile, perché soprattutto per quanto riguarda la potenza, il recupero della potenza sessuale è legato alla conservazione dei nervi erigendi, che sono nervi che abbracciano tutta la prostata a 360 gradi intorno alla circonferenza, e che in chirurgia a cielo aperto sono, diciamo, di difficile identificazione. C'è una correlazione tra il carcinoma prostatico e invece quello vescicale? Ne parlavamo prima, sì, diciamo, il tumore, anche qui la terapia è correlata alla diagnosi precoce. Abbiamo preparato una diapositiva, una slide. Dove si vedevano, è questa qua, questa è fondamentale, vedete i vari stadi del tumore prostatico, lì in basso a sinistra è il primo, diciamo, una lesione molto 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 piccola. Intanto rispondiamo, sì, a questa chiamata e poi ritorniamo su, riprendiamo questo discorso. Pronto, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buonasera signora, io sono Lidio Canzati e chiamo da Marcellinare, provincia di Catanzaro. Prego. È possibile fare una domanda al professore Greco? Certamente, prego. Professore, chiedo scusa. Salve, buonasera. Salve, buonasera. Io il 2011 sono stato operato di prostata. Sì. E mi hanno spostato tutta la prostata, più i linfonodi e tutto. Dopo 2 anni ho dovuto fare la radioterapia perché il PSA si è alzato. Sono passati adesso 5 anni, posso stare tranquillo? Com'è l'attuale PSA? Adesso lo sto portando a 0,01. Ma sta facendo 0,2. Anche una terapia ormonale o solo ha fatto solo la radioterapia? No, ho fatto la radioterapia, dopo la radioterapia si è abbassato, ma va tutto bene. Com'era? Si ricorda l'esame istologico iniziale? C'erano delle metastasi linfonodali? C'erano delle metastasi, sì, e il Gleason era 6+6, se non sbaglio. Ma questo è un quadro abbastanza, diciamo, raro, perché un Gleason 6+6 è un Gleason ad aggressività molto molto bassa, che di solito non dà metastasi linfonodali e non dà neanche un rialzo del PSA nel tempo. Comunque è chiaro che lei ha usato già 2 armi molto potenti a disposizione nella terapia, sia l'intervento che la radio. Nessuno può darle la sicurezza al 100% che il PSA rimanga basso, però dopo 5 anni, ovviamente superati i 5 anni, il rischio di ripresa della malattia si riduce sempre di più, fino ad, diciamo, noi abbiamo anche studi a 10-15 anni, ovviamente più tempo passa e più è basso il rischio che lei possa andare incontro ad una ripresa della malattia. Quindi, diciamo, okay. Ora la situazione fa ben sperare per quello che mi dice allo stato attuale. Ho capito. Professore, sento un'ultima cosa. Per prendere appuntamento con lei, mi passano la regia o per sapere lei dove... Lasci il numero in regia che la richiamiamo subito dopo la diretta. Va bene, la ringrazio. La richiamiamo subito dopo. Grazie a lei. Grazie a lei. Quindi se torniamo alla diapositiva che... Ritorniamo tipo sì a guardare la diapositiva, ecco, perché stavamo parlando, no? Le chiedevo se c'era correlazione, sì, tra il carcinoma prostatico e quello vescicale. Allora, questo è fondamentale, da qui queste sono le 4 immagini che identificano il tumore nei vari stadi,
e che sono fortemente poi correlate con la sopravvivenza del paziente a lungo termine. Lì in basso a sinistra c'è il tumore appena iniziale, di solito si associa ad un PSA, un aumento non considerevole del PSA, quindi un PSA che inizia a spostarsi verso l'alto, però in maniera molto lenta, ed è la forma, diciamo, migliore da operare, perché questo tipo di tumore permette una chirurgia conservativa, quindi la conservazione dei nervi erigendi, e anche parte di una tecnica cosiddetta intrafasciale in cui si va a conservare la fascia periprostatica e quindi migliora il recupero della potenza sessuale dopo l'intervento. Il secondo stadio è un tumore già bilaterale che viene classificato il patologo come 2C, è un tumore in cui, diciamo, anche qui l'intervento aiuta tanto al risolvere, nella maggior parte dei casi si risolve radicalmente e non sono necessarie ulteriori terapie. In questo caso l'intervento deve essere... Quindi ci sono, le chiedo scusa se intervengo, ci sono terapie alternative alla chirurgia, sono nel terapie trattamento del tumore prostatico? Adiuvanti, cioè terapie che, come dice il Signore, lui ha fatto la chirurgia e poi ha dovuto fare la radioterapia, perché il tumore è già in stato avanzato. Però terapia alternativa alla chirurgia ci sono. E ne parliamo. Prima rispondiamo a questa chiamata. Pronto, buonasera, con chi parlo? Da dove chiama? Buonasera, chiamo da Catanzaro Lido, mi chiamo Dal Soglio. Cortesemente volevo sapere, io ho il PSA 1.280. Volevo sapere se è nella norma oppure sì. Devo fare quanti qualche anni ha? Successivo... Quanti anni ha? Quanti anni ha? 67. No, il PSA 1.280 totale. È perfettamente nella norma, anche se, diciamo, non è, anche in questo caso il PSA non è una garanzia, perché soprattutto nelle forme scarsamente differenziate, quindi tumori indifferenziati, possono comparire con PSA molto bassi. In questo caso il suo PSA è nella norma, deve solo monitorarlo. Se vede che il PSA va ad aumentare nel tempo, quindi da 1,2 passa a 1,9, poi passa a 2,3, 2,5, anche in quel caso, bisognerebbe fare una biopsia, perché il PSA è nella norma, però la velocità di aumento è troppo rapida. Quindi monitorare l'evoluzione del PSA. Troppo rapida, è troppo rapida. Ho capito. Però attualmente è nella norma il suo PSA. Diciamo anche i precedenti più o meno su questi livelli. Allora, se i precedenti sono sullo stesso livello, può stare tranquillo. Ok. Grazie a lei. Allora, le chiedevo se ci sono terapie alternative alla chirurgia nel trattamento del tumore prostatico. Lei mi diceva di sì, quali sono? Se ci sono, partiamo dal presupposto che la letteratura ci dà dati reali su sopravvivenza ad 5, 10 e 15 anni. Quindi chirurgia e radioterapia sono attualmente le uniche forme terapeutiche che ci dicono fra 15 anni il paziente come può stare. Sì. Tutto il resto, poi abbiamo nuove forme terapeutiche, come appunto la crioterapia, per esempio, in cui si mettono degli aghi nella prostata, si va a congelare il tumore, però ovviamente sono metodiche in cui abbiamo un follow up, quindi dati a breve termine, non abbiamo grosse casistiche, ma soprattutto dovesse ripresentarsi il tumore dopo crioterapia, ovviamente bisogna poi asportare la prostata e l'intervento è molto molto più complesso. Quindi oggigiorno, come a meno che se il paziente non è candidabile ad una chirurgia, prendere in considerazione ha un tumore avanzato, sicuramente radioterapia. Se dovesse essere un tumore a basso grado, si può fare una crioterapia se non è candidabile alla chirurgia. Poi abbiamo anche un altro protocollo, ovvero un paziente giovane, 40-50 anni diciamo, in ottime condizioni di salute, sportivo, con un piccolo tumoretto trovato alla biopsia, Gleason, come diceva il signore in precedenza, 6, quindi un tumore che sta nascendo, un'aggressività molto 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 bassa. In quel caso si potrebbe fare anche la sorveglianza attiva. Per evitare insomma l'intervento chirurgico. Abbiamo una chiamata, buonasera, con chi parlo, da dove chiama?
Buonasera, io scusi la voce, sono un po' rauca. Non si preoccupi. Niente, io volevo fare una domanda gentilmente al professore Greco. Mio marito ha 52 anni e adesso facendo un ecoto di controllo ha visto che aveva la prostata un po' ingrossata. E il medico ha detto che, anzi hanno scritto proprio sul reperto che era consigliabile fare un'ecografia transrettale. Adesso in una precedente TAC nel mese di aprile, che ha fatto per altri motivi, TAC total body con mezzo di contrasto, c'erano delle calcificazioni alla prostata. In passato lui ha avuto, diciamo, la notte si alzava spesso per urinare, però adesso da un po' di mesi non lo fa più. Niente, volevo il PSA, l'ultima volta che l'ha fatto era nella norma, quanto diceva il nostro medico. Volevo sapere se è il caso di approfondire, di fare altre indagini, non lo so, che cosa ci consiglia lei, professore? Allora, se il PSA è nella norma, diciamo, è sufficiente fare un controllo annuale urologico per vedere appunto, non dobbiamo confondere il tumore carcinoma maligno dall'ingrossamento della prostata. Il tumore non dà... La prostata, mi scusi professore, prego, è ingrossata e disomogenea. Sì, diciamo, le calcificazioni non sono segni ecografici legati alla presenza di tumore, sono spesso la conseguenza delle cicatrici conseguenti a prostatite, infiammazioni. Ogni uomo va incontro a questi processi infiammatori. Ovviamente una prostata ingrossata determina infiammazione, prostatiti croniche... È disomogenea, dice pure la... Esatto. L'ecografia dice che è pure disomogenea. E prostatiti croniche, cronicizzate, una prostata che va incontro ad infiammazioni periodiche con cronicizzazione è una prostata che è a rischio anche di sviluppare un carcinoma prostatico, un tumore maligno. Quindi è chiaro che in presenza di una sintomatologia, difficoltà ad urinare e la prostata ingrossata, converrebbe comunque iniziare una terapia specifica in tal senso per aiutare lo svuotamento della vescica e quindi ridurre il rischio di infiammazioni prostatiche. Poi se il PSA è nella norma non bisogna fare altre metodiche, tipo la biopsia, questo no. Farei solo dei controlli periodici urologici, eventualmente iniziare una terapia per aiutare lo svuotamento vescicale, per ridurre eventualmente la prostata e altro non farei. L'ecografia transrettale no? Sì, quindi. Sì, l'ecografia transrettale dovrebbe essere fatta anche una volta l'anno. No, perché lui si rifiuta di farla, dice che non vuole farla. No, è molto importante, è molto importante l'ecografia transrettale. E ovviamente ci permette di vedere cose che l'ecografia sovrapubblica addominale non ci fa vedere, per esempio... E comunque un'altra cosa volevo dirle, professore, se mi permette. Sì, velocemente che siamo in chiusura. Sì, comunque lui ha avuto anche problemi di impotenza ultimamente. Quello è dovuto anche, può essere dovuto anche alla prostata ingrossata, non al tumore, sia alla prostata ingrossata sia anche ai processi infiammatori, le prostatiti che sono associate a questo ingrossamento. Quindi lui secondo me dovrebbe essere inquadrato a livello farmacologico, iniziare una terapia per ridurre la prostata ed ridurre i processi infiammatori. Grazie professore. A lei. Grazie a lei. A lei, grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei. Noi insomma siamo in chiusura, abbiamo lasciato un po' di discorsi in sospeso, ma so che lei ci raggiungerà nuovamente nei nostri studi. Però sono arrivate tantissime chiamate, quindi io volevo ricordare la nostra mail. Potete scriverci a salute@lactv.it. Scrivete qui le domande che avreste voluto sottoporre al professore, vi risponderemo. Professore. Alla prossima. Non ci resta che salutare, quindi ricordo ancora la nostra mail salute@lactv.it. Invito la regia a farla vedere in sovraimpressione. Noi intanto ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle ore 16. Arrivederci.